Numero due, ratifica deliberazione di giunta numero 50 del 10 novembre ad oggetto approvazione e variazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2012. Prego responsabile. Le variazioni portate in urgenza al bilancio di previsione 2012 con questa delibera di giunta numero 50 meritano un piccolo approfondimento in quanto si tratta di variazioni sostanziali. La variazione principale è relativa ad un'entrata straordinaria di 140.000 euro dovuta ad una sanzione amministrativa combinata alla ditta Garanti e relativa al materiale scavato. La maggiore entrata è stata iscritta nel bilancio 2012, tra l'altro si tratta di proventi già incassati, ed è stata destinata alla realizzazione di alcuni interventi che sono stati ritenuti prioritari dall'amministrazione e che non avrebbero potuto realizzarsi in altro modo, data la carenza strutturale di fondi e l'impossibilità di accedere al credito. Sono stati previsti 48.000 euro per l'acquisto di un nuovo autocarro e della spazzatrice. È stato previsto il finanziamento intero dei lavori di messa in sicurezza della via Santa Barbara per l'importo di 25.000 euro. Prima erano iscritti a bilancio con un importo di 20.000 euro ed erano finanziati con contributi da privati. Inoltre sono stati previsti 20.000 euro per la messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale di via San Rocco mediante lo spostamento dell'impianto semaforico di via San Fermo. Sono stati previsti altresì 4.500 euro per il completamento dell'asfaltatura delle strade comunali, 4.000 euro per l'acquisto del geofono e 2.000 per il potenziamento della rete informatica comunale. Viene inoltre ridotto di 43.000 euro l'importo previsto quale proventi materiale scavato dalla Camera Alti e di conseguenza viene ridotta anche la quota del 15% da versare alla provincia per 6.450 euro. Per ultimo, il B ha concesso un contributo di 5.000 euro per il restauro del cimitero vecchio e la relativa entrata e spesa è stata iscritta nel bilancio con questa variazione. L'urgenza è stata determinata dal fatto che approssimandosi la data di inizio applicazione del patto di stabilità anche per il comune di Ossimo, 1 gennaio 2013, si rende necessario provvedere alla realizzazione e pagamento degli interventi previsti in bilancio e si è pensato di anticipare l'avvio delle procedure varie per riuscire a concretizzare il più possibile entro la fine dell'esercizio. Il revisore poi ha rilasciato parere favorevole in data 7 novembre 2012. Vi sono osservazioni? Sì, dai, un anno e mezzo siamo qua, le cose che si fanno è fatta leggere l'uccida, va, si deve fare. No, vorrei ricordare che stiamo registrando. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione. Favorevoli?